Sì, i miracoli effettivamente nella Chiesa delle origini sono attestati come numerosi, multiformi nella vita di Gesù, questo si vede ancora con maggior evidenza. E perché? Io penso proprio perché lì si ha l'irruzione, diciamo così, nella storia del regno dei cieli. Cioè, lì si ha un momento nella storia in cui lo scontro tra la luce e le tenebre è particolarmente intenso. Il mondo stava andando davvero verso il peccato totale. San Paolo lo dice questo. Chi idolatrando le creature, i pagani, chi idolatrando se stesso, la propria capacità di giustificarsi al cospetto di Dio attraverso la legge di Mosè, i giudei tutti stavano finendo nel gorgo del peccato e in quel momento entra nella storia una forza nuova, appunto la forza di Gesù. Chi entrava in contatto con Gesù faceva questa esperienza graziosa dell'essere liberato da qualsiasi forma di male, male fisico, male psichico, male morale. E così questo si vede nei primi tempi della Chiesa soprattutto. Perché? E perché il regno stava crescendo. Il regno era nella fase germinale, incandescente, come quel seme appunto di cui parlano le parabole di Gesù stesso, no? Per cui la Chiesa bambina era aiutata dallo Spirito di Gesù attraverso tanti doni, tra cui le guarigioni miracolose. Nella storia, ora, nella storia effettivamente noi non facciamo questa esperienza così concentrata di tanti miracoli come appare dai Vangeli, dal Nuovo Testamento in quanto tale, però non possiamo, diciamo così, buttare via con l'acqua sporca anche il bambino, quasi che adesso non avvengano più segni miracolosi. Questo non è vero. Mi pare di poter dire che appunto la Chiesa continui a riconoscere la santità di alcune persone, vedremo Paolo VI tra pochi giorni, la Chiesa canonizza, cioè riconosce certe persone come modelli, vie, itinerari di santità percorribili da altri, a partire dal riconoscimento di un miracolo. E non sono pochi i santi. Per cui io reagirei a quell'atteggiamento che ci viene, cioè, soprattutto emerge nel confronto con i nostri fratelli maggiori, gli ebrei, che dicono, partendo da alcune attese effettive che ci sono nella Sacra Scrittura, che ci dicono: ma voi dite che Gesù di Nazareth è il Messia. E nella Sacra Scrittura c'è scritto che quando arriverà il Messia ci sarà lo shalom universale, la pace universale, appunto, l'abbondanza, l'efflorescenza dei segni dello Spirito di Dio. Dove sono in un mondo così? Ecco, io risponderei: guardiamo quelle persone che hanno lasciato fare effettivamente allo Spirito Santo nella loro vita. Guardiamo i santi, lì si vedono i semi del regno dei cieli che hanno fruttificato. Lì ci sono dei miracoli. Ma appunto, il miracolo, a mio avviso, non è che non vada chiesto, ecco. Io penso che ci sia la possibilità, seguendo proprio l'insegnamento di Gesù, di chiedere nella preghiera anche una guarigione miracolosa per un amico o addirittura per se stesso. Non comprendiamo come questo avvenga. La preghiera di intercessione, la preghiera di invocazione rimane un mistero. Non sappiamo come funzioni effettivamente, però noi continuiamo a farla ed è giusto che continuiamo a farla proprio come ci ha detto Gesù, perché ce l'ha detto lui. Bussate e vi sarà aperto. Chiedete e vi sarà dato. Appunto, c'è un amico che sta soffrendo perché ha la leucemia, perché non dobbiamo chiedere il miracolo?
Gesù ce l'ha detto, però appunto con lo stesso atteggiamento di Gesù, con lo stesso atteggiamento di Maria, con lo stesso atteggiamento dei santi, che non pretende da Dio il miracolo. Ecco, in questo prendo un po' le distanze da quella sua, da quel suo entusiasmo, insomma, nel dire a me piacerebbe vederne tanti. Attenta che queste pretese possono diventare forme di resistenza all'azione dello Spirito Santo. Qual è la preghiera di Gesù o di Maria? Gesù che nel Getsemani dice: Padre, allontana da me questo calice. Era un miracolo che stava chiedendo. Ormai tutto era organizzato per farlo fuori e lui se n'era reso conto. Già venendo a Gerusalemme l'aveva detto più volte: se vado ad annunciare il vero volto di Dio lì, mi fanno fuori. Chiede il miracolo, allontana da me questo calice, ma subito aggiunge: non la mia ma la tua volontà sia fatta. Ecco la preghiera vera, la preghiera che nasce appunto dalla consapevolezza che Dio è Dio, non uomo, e solo lui sa le vie della salvezza, anche se spesso queste vie non coincidono con le nostre vie. Ricordate Isaia, Dio che dice attraverso Isaia: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie, tanto il cielo sovrasta la terra quanto le mie vie sovrastano le vostre vie. E dunque Dio è Dio e non uomo, e lasciamo a Dio, questo è l'atteggiamento davvero della fede, è la partecipazione alla figliolanza divina di Gesù. Lasciamo a Dio di determinare i modi di far venire salvezza nella nostra vita. Lui è libero, sa lui come, quando, dove dare dei segni che ci conducano a salvezza. Ecco i miracoli, no? segni che possono essere anche estremamente ordinari, quotidiani, che nessuno vede. Pensate a Cana di Galilea. Chi si è accorto di questo miracolo strepitoso? 600 litri di acqua trasformata in vino. Dal testo appare che i due sposini non se ne siano accorti. Hanno beneficiato di tutto questo, altrimenti iniziava male la loro vita insieme, con una figuraccia davanti al paese, però non dice il Vangelo che se ne siano accorti. L'organizzatore della festa è stupito un pochettino: ma come mai tu adesso fai circolare il buon vino quando ormai la gente un po' brilla? Si fa prima il buon vino, ma non si è accorto del miracolo. Tanti altri non si sa, se ne sono accorti. Beh, Gesù, Maria, i discepoli e i servi che hanno operato, che hanno dato retta a Maria, interessante anche questo. Vedete, chi vede i miracoli? Li vede coloro che si mettono in questa disposizione di fede incipiente. Gesù dice: basta un semino, un pizzico di fede, il resto lo faccio io, ma un pizzico ce lo devi mettere. Perché altrimenti ti capitano nella vita delle cose straordinarie, 600 litri di acqua trasformate in vino, e tu continui a mangiare come se nulla fosse. Quindi da un lato dobbiamo chiedere dei segni, ma dall'altra parte la cosa principale, prima dei segni, è: Padre, sia fatta la tua volontà, come ci ha insegnato Gesù nel Padre nostro. Padre, venga il tuo regno, la tua signoria salvifica. E poi le altre preghiere, che è giusto che facciamo, ce l'ha insegnato Gesù, ma a metterle sotto condizione, come faceva lui. Padre, se questo che ti sto chiedendo, te lo chiedo con tutto il cuore, anche perché magari non ci sono in gioco io, ma c'è in gioco il mio amico, mio figlio, mia moglie,
Padre, fa venire questa cosa. Però, se questa cosa che ti sto chiedendo non è finalizzata alla salvezza, alla mia salvezza, alla salvezza di questa persona, salvezza eterna, se tu ti rendi conto che appunto non è secondo la tua volontà, che è sempre soltanto salvifica, fa finta che non ti abbia chiesto nulla. Questa è la vera preghiera, con questa capacità di compassione patisco con. Altro che quelle preghiere, no? Senza carne, senza sangue, che qualche volta facciamo. No, patisco con, per cui prego, gemo con questa persona che sta gemendo e trasformo questo gemito in preghiera. Prego con lei, se ce la fa. Prego per lei, se non ce la fa o se non se la sente in questo momento. Con questa compassione, con queste viscere di misericordia, che fremono vedendo uno soffrire. Però dopo non dobbiamo essere noi che imponiamo a Dio la nostra volontà. Romani 8, ma cosa ne sai tu? Tante volte, dice Paolo in Romani 8, noi non sappiamo nemmeno cosa sia conveniente chiedere. Ed è verissimo, non so se vi è capitato. Dopo noi diciamo, mi piacerebbe vedere i miracoli, sì. Ma cosa chiedi quando ti capita di avere a che fare appunto con una coppia che magari da prete hai sposato tu, sono venuti a sposarsi in chiesa, tu hai celebrato il loro matrimonio e adesso sono andati ad attingere il vino dell'amore, che era esaurito tra loro due, da altri. E sono nati anche dei bambini da queste nuove relazioni. Cosa chiedi al Signore? Chiedi al Signore che ritornino insieme, sì, e si crea sofferenza. Chiedi al Signore che stiano separati, no? E diventa uno scandalo, insomma, cristiani. Cosa chiedi al Signore? Non sappiamo tante volte nemmeno cosa chiedere al Signore. Cosa chiedi al Signore di fronte a un malato terminale di cancro che sta soffrendo? Chiedi che muoia, non lo so, tante volte ci viene da chiedere, ma è proprio, chiedi un miracolo. Cosa chiedi? Talvolta non sappiamo nemmeno cosa sia conveniente chiedere. E San Paolo dice, lascia che sia lo Spirito Santo in te che rivolga a Dio la richiesta, perché lui conosce la volontà di Dio. E Dio che vede questi gemiti, che sono i tuoi gemiti, i gemiti di tutta l'umanità, il gemito inesprimibile dello Spirito Santo che prende tutti questi gemiti e li mette nella preghiera stessa di Gesù al Padre, ecco, il Padre che vede questo farà la sua volontà, che sarà sempre salvezza. Questo talvolta non ci va bene, talvolta ci mette in crisi, però questa mi sembra la parola, non la mia parola, la parola sulla preghiera, che rimarrà comunque un mistero. Ma c'è una parola che dice la preghiera è efficace, una preghiera così, anche una, appunto una preghiera di richiesta di un segno, è efficace perché, non perché sei forte tu, ma chi sei, non sai neanche cosa chiedere. La preghiera diventa efficace nella modalità quando tu hai questo coraggio di prenderla e di metterla nelle mani dello Spirito Santo. E lui la inserisce in questo rapporto filiale tra Gesù e il Padre in paradiso, che cambia la storia, che fa venire salvezza. Sì, è davvero la visione di fede, lo sguardo filiale di Gesù che piano piano dobbiamo apprendere da Lui, grazie al suo stesso aiuto, è quella capacità di vedere il centuplo che Lui ci ha promesso già in questa vita. Le persecuzioni, le croci, tra virgolette,
Le difficoltà quelle le vediamo subito perché ci toccano nella loro ruvidità sulla pelle, quindi si sentono subito. Gesù questo non ce l'ha tolto, però ci ha detto anche c'è un centuplo per chi mi segue. E appunto questo tipo di esperienze io le ricondurrei lì. Occorre effettivamente lo sguardo filiale di chi, come Gesù, sa guardare appunto gli uccelli del cielo, i gigli del campo, sa guardare la nostra vita che passa. Noi non siamo capaci neanche di rendere bianco o nero un capello, dice Gesù. E in questo contesto dire qui c'è l'Abba, qui c'è il papà, qui c'è il dito di Dio. Qui c'è quello che vedremo nel Vangelo di domenica prossima, no? Questo seme del regno che tu puoi anche dormire qualche volta, ma lui germina. Che è come il lievito. Chiaro, tu devi impastare, cioè non siamo nella visione cristiana, non siamo semplicemente come dei burattini, dei pezzi di legno, delle marionette nelle mani di Dio, no? La fatica della massaia nell'impastare ci deve essere, però il lievito è ciò che fa fermentare la pasta e ne basta pochissimo, no? E talvolta noi anche, rispondo sempre anche a quella domanda che è la mia stessa domanda di prima, noi siamo un po' presi dall'insofferenza incredula, vogliamo vedere tante volte e siamo insofferenti di fronte alle sofferenze, di fronte alle difficoltà, di fronte alle contraddizioni della storia, che pure non dobbiamo essere ingenui, ci sono, fanno male, ci sono un mare di ingiustizie, un oceano di peccati che travolge tante persone, e di fronte a questo siamo insofferenti, come nella parabola della zizzania. Quando Signore farai pulizia di tutto questo? E il Signore ci insegna appunto quello sguardo filiale, no? Che ci aiuta a passare dall'insofferenza incredula alla pazienza credente, alla pazienza del contadino, della massaia, che va bene, è impastato, è il lievito, la farina, però deve andare a dormire, deve dare il tempo a quella pasta di lievitare e poi vedrà, appunto, vedrà. Forse vedremo nell'aldiqua, appunto il centuplo. Ci sono delle storie come quella di Giobbe, in cui si vede dopo. Giobbe in fin di vita vede, talvolta si vede anche oltre il confine della morte, il centuplo. Però c'è, questo ce l'ha promesso. Sì. E diciamo così, sono tanti gli spunti che appunto la parola di Dio ci mette di fronte. Stiamo facendo questo percorso e ogni sera vedi che arriva fuori qualcosa. Questa è la grandezza appunto della parola di Dio, che è ispirata dallo Spirito Santo, continua a creare, a plasmare la realtà proprio attraverso lo Spirito Santo che assiste la Chiesa quando legge questa parola. Quindi diciamo così, non ti saprei dire in una battuta cos'è la cosa fondamentale. Stasera abbiamo certo trovato una colonna portante della spiritualità personale ed ecclesiale. Mi pare che quel principio e fondamento che abbiamo trovato nella spiritualità di Pietro sia davvero qualcosa che possiamo condividere. Possiamo rispecchiarci in Pietro, imparare da Pietro e poi condividerlo come Chiesa. Cioè la capacità iniziale, fondamentale, di lasciarci amare. Ecco, questo talvolta nella nostra Chiesa, presi dalle tante urgenze, nelle nostre comunità, nelle nostre famiglie, nei nostri movimenti, associazioni, presi da tante urgenze, siamo più spinti ad agire come il primo Pietro. Bisogna fare, bisogna salvare, bisogna... Forse la prima cosa da fare
è lasciarci amare, riscoprire l'amore di Cristo per noi, l'amore dello Spirito Santo per noi, e dopo ti accorgi allora che certe parole sgorgano più coerenti dalla tua bocca. Alcuni gesti sgorgano più cristallini dalle tue mani. Ma perché? Perché vengono da quel rapporto con lo Spirito di Gesù, no? Come io ho amato voi, così amatevi. Quel come in greco potrebbe anche tradursi, e secondo me primariamente va tradotto, siccome. Questo dal punto di vista della filologia greca sta, ecco, siccome io ti ho amato e continuo ad amarti, tu puoi amare. Ecco, questo è, potremmo sintetizzare anche così quanto abbiamo detto stasera, che è forse proprio il fondamento da riscoprire del nostro essere Chiesa. Per questo andiamo in fondo all'Eucaristia, no? Non perché siamo già capaci di amare, ma per lasciarci amare, per attingere lì l'amore che poi condivideremo fuori di Chiesa. Non andiamo all'Eucaristia perché siamo già santi, ma perché vogliamo lasciarci plasmare come santi. Ecco, e questo possiamo risponderlo a quelli che ci accusano, e non diventa una scusa per noi, quelli che ci dicono: voi che andate in chiesa poi ne fate peggio degli altri. Proprio perché ne facciamo peggio degli altri che abbiamo bisogno di andare ad attingere quell'amore che poi tenteremo di testimoniare a parole in maniera più coerente e poi soprattutto di vivere. Ecco, quindi questo mi sembra è la parola di stasera. Poi piano piano troveremo altre parole che plasmeranno la nostra Chiesa.